Amiche ed amici, ciao a tutti. La più calda delle buone giornate vi giunge da parte del vostro Raffaele Barbieri. Ci troviamo a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, dinanzi alla Biblioteca Tommaso Rossi. Biblioteca comunale che spesso visitiamo chiaramente per il nostro intento di leggere, ma soprattutto quello di promuovere la divulgazione del libro. Libro errante, una sorta di book crossing, questa vera e propria iniziativa di libero scambio di lettura e soprattutto di circolazione, randagia dei libri. Ma ci troviamo per un motivo ben preciso. 17 di maggio è una data importante per San Giorgio del Sannio, perché giungerà la nona tappa del Giro d'Italia 2015. La partenza è fissata da Benevento e dopo 215 chilometri che si stagliano per buona parte dell'Irpinia si arriverà proprio qui a San Giorgio del Sannio. Noi come al solito approfitteremo dell'evento sportivo per parlare di altro anche, di umanità, di eroi sportivi, ma anche di uomini che hanno tragicamente finito la loro esistenza. Questo come al solito lo faremo a tappe, avendo l'opportunità di conoscere nuove persone, amici, che ci parleranno di volta in volta del ciclismo, dello sport in generale, ma anche dello stare insieme in comunità, come se fosse una tribù. Ma lo scopriremo poco per volta. Adesso entriamo dove ad attenderci c'è il direttore Cosimo Caputo. Eccoci qui in un posto, come dicevamo, già conosciuto anche dalle nostre telecamere, e insieme a me c'è un personaggio ormai diventato famoso dal punto di vista televisivo. Scherzi a parte, siamo con Cosimo Caputo, avido lettore, nonché direttore, come abbiamo detto, della Biblioteca Comunale di San Giorgio del Sannio. Cogliamo ancora l'occasione, in altri momenti abbiamo parlato di altri campioni sportivi, adesso parleremo di un campione che non c'è più, che è scomparso in modo tragico, però ha fatto sicuramente sognare e rivivere delle sensazioni fortissime ai tifosi italiani. Uno scalatore, un ciclista quasi d'altro stampo, di un'altra epoca. Però questo lo faremo come al solito attraverso la lettura, attraverso il nostro libro errante. Per il momento chiediamo a Cosimo, il ciclismo a San Giorgio, non è la prima volta che il Giro d'Italia giunge qui nel capoluogo sannita, l'ultima volta quando è stato? In verità qui a San Giorgio del Sannio il Giro d'Italia ha approdato nel lontano 1987, infatti il 29 e il 30 maggio ci fu l'arrivo e poi il giorno dopo la partenza un Giro d'Italia vinto da un ciclista irlandese, Stefan Roche. E poi ultimamente nel 2012, sempre nel mese di maggio, abbiamo avuto la partenza del 95esimo Giro d'Italia. E adesso appunto, come già sapete tutti, ci accingiamo a rivivere questo momento così prestigioso con l'arrivo sul prestigioso Viale Spinelli di domenica 17 maggio. San Giorgio del Sannio sicuramente è una piazza importante per ciò che concerne il ciclismo, non solo amatoriale. Ci sono varie società sportive, ce ne parli un po'. In effetti ci sono due prestigiose società sportive che da tempo si interessano di ciclismo. In realtà a San Giorgio c'è abbastanza movimento sportivo, però il ciclismo è un fenomeno che parte da lontano e che ha richiamato negli anni vari visitatori. Basti dire che nel 1994 qui abbiamo avuto anche ospite del loro gruppo sportivo Serino Arredamenti, abbiamo avuto come ospite anche Gino Bartali, oltre che Chioccioli, Chiappucci, cioè gente prestigiosa che qui è venuta non soltanto, diciamo così, a correre, ma anche a discutere dello sport, a parlare, a riflettere sull'importanza che riveste poi il ciclismo nella società di oggi. Un ciclismo evidentemente sano e scevro da trucchi, da altri inganni di cui spesso e volentieri si sente parlare.
Parlavamo di un ciclismo mitico, hai citato Bartali, io citerei anche Coppi, Girardengo, anche un personaggio simpatico e irruento e irascibile come Vito Tacconi. Vito Tacconi definito il Camoscio d'Abruzzo per il suo modo di scalare le montagne, soprattutto i Gran Premi delle montagne. Ecco, l'ultimo grande mito, forse quello che è rimasto più impresso in tutti, anche per la sua tragica scomparsa, Pantani. Faccio una confidenza, per me è stato l'ultimo mito del ciclismo, cioè con la scomparsa di Pantani io non ho più quella passione, diciamo, di prima, di seguire appunto il ciclismo. E certo, per noi è stata una mazzata, per gli sportivi in genere, perché ci eravamo abituati alla figura, diciamo, ecco, di Pantani. Un eroe moderno proprio per il suo modo di correre, per il suo modo di affrontare la fatica, l'impegno quotidiano. Certo, correre su di una bicicletta e come faceva poi lui, queste salite, prese, diciamo così, d'impeto e d'impatto, era un qualcosa che coinvolgeva e che faceva richiamare alla mente, per tanti altri sportivi più anziani di noi, le imprese mitiche di Bartali e anche quelle di Fausto Coppi. A volte nell'immaginario collettivo dei tifosi o dei semplici appassionati, perché ricordiamo che il ciclismo è forse sicuramente uno dei più popolari, o forse il più popolare in assoluto degli sport, perché è quello che ti dà l'opportunità di non spostarti da dove sei per ammirare un campione. È il campione che viene a trovarti quasi, perché è la strada, il circuito ideale, è la strada che ti dà emozione, la strada dove c'è polvere, c'è sudore e c'è sangue. Però nell'immaginario collettivo, dicevamo, personaggi mitici sono quelli che poi hanno vinto il Giro d'Italia e il Tour de France. E abbiamo citato già Bartali, Coppi, ricordiamo anche Gimondi, Felice Gimondi, e poi appunto il pirata, Pantani. Un'indagine sconvolgente su un campione ucciso due volte, appunto il libro propostoci da Cosimo, di Davide De Zan, Pantani è tornato, il complotto, il delitto, l'onore. Ecco, perché Pantani è tornato? Davide De Zan, figlio del mitico Adriano De Zan, già appunto cronista sportivo, vuole mettere in evidenza una cosa, cioè si deve tornare a parlare di Pantani perché la questione non è chiusa, in quanto si deve sapere che già nel 2014 a Rimini sono stati riaperti, diciamo così, sono state riaperte le indagini circa la morte di Pantani. Una cosa non chiara, di cui Adriano De Zan e Davide De Zan ne parla in un modo ampio e dettagliato, sia perché si trova spesso e volentieri all'interno di un meccanismo talvolta anche fuorviante, diciamo così, che porta fuori strada. E Davide De Zan è testimone oculare di parecchie cose che appunto riporta nel testo. In realtà le ragioni di fondo di questo libro nuovo e sconvolgente, in un certo qual modo, che cosa appunto si vuole mettere in evidenza? Davide De Zan è convinto non del suicidio di Pantani, non che è stato spinto, diciamo così, a commettere un atto estremo. Pantani è stato ucciso. Ne sono convinti la mamma, la mitica Tonina, che resta, diciamo così, dopo 11 anni ancora in prima linea in questa lotta, diciamo così, di giustizia, per sapere la verità, e l'altro è l'avvocato difensore, e poi appunto Davide De Zan. Davide De Zan non è che ci vuole dare una verità ultima, e lui lo dice anche in un'intervista, non la verità ultima, ma mette in evidenza parecchie contraddizioni, per cui prima di parlare di un caso Pantani chiuso, ecco, bisogna stare attenti. Quindi dal libro si evince anche la figura umana del campione, che poi rimane solo, che poi viene abbandonato da tutti,
Ed è facile sempre salire sul carro dei vincitori, ma quando il vincitore in un modo o nell'altro viene sconfitto, si è soli, e si è soli contro tutti, soprattutto contro la vita. Questa è forse una delle figure emblematiche dell'ultimo ciclismo, dell'ultimo vero campione, che ha appassionato migliaia e migliaia e milioni di tifosi, se vogliamo. Per concludere, il consiglio che vorresti dare a chi si appresta a leggere questo libro? Che non è tanto un testo tout court di competenza, diciamo, ciclistica sportiva, ma è quantomeno, l'autore vuole mettere proprio questo in evidenza, non tanto il campione, non tanto l'eroe, non tanto le vittorie, le sconfitte, quanto vedere dietro questa fatica, questo sforzo di cui abbiamo parlato prima, di vedere appunto l'uomo. L'uomo che era affettuoso, che era pieno di passioni, che era uno spirito, insomma, anche un essere pieno di vita, che poi contraddice poi con l'epilogo. Per cui, ripeto, l'autore dice, prima di parlare di un Pantani suicida, bisogna vedere invece negli angoli più riposti del suo spirito, del suo animo, perché era un uomo coraggioso, appunto, e pieno di vita. Ed è questo che Davide De Zan vuole mettere in evidenza, e forse anche le motivazioni per cui i lettori, diciamo così, possono, ecco, sentirsi autorizzati a prendere questo testo in mano, perché è un testo scritto in un modo anche semplice, ecco, scorrevole, che si legge d'impeto, per cui vale la pena ritornare un attimo, non per una sorta di vena nostalgica, ma proprio perché portati sia spinti da una curiosità per andare al di là del fatto del puro accadimento, e quindi andare alla ricerca di una verità possibilmente ultima, e sia perché ne vale la pena, perché è comunque un arricchimento su una storia di un uomo, prima di tutto. Tu sei il testimonial di questo libro errante, quindi tu sai che a te tocca la prima lettura, dare l'incipit agli altri. Questo era Pantani. Era il 13 agosto del 1998. Era da poco finito il Tour de France, una corsa drammatica e spettacolare vinta alla grande da Marco. Una vittoria storica che completava l'accoppiata d'oro che solo i grandi campioni delle due ruote erano riusciti a centrare, Giro e Tour, nello stesso anno. Pantani era l'apice del successo e della popolarità. Le sue imprese, il suo coraggio, il suo modo di correre avevano conquistato tutti. Non c'era sportivo in Italia che non lo conoscesse, e non c'era appassionato di ciclismo che non lo venerasse. A Cesenatico tutto era pronto per il Pantani Day, qualcosa di incredibile, come 60.000 persone che all'improvviso si davano appuntamento per celebrare la vittoria del pirata. La gioia vibrava a ogni angolo di quella città che all'improvviso, grazie a Pantani, diventava il centro del mondo sportivo. C'era talmente tanta gente che era impossibile muoversi. Ognuno voleva vederlo, avvicinarsi a lui anche solo per un istante, toccarlo, urlargli a piena voce tutta la passione che aveva in corpo. Ed ecco un'immagine che abbiamo aspettato 33 anni, un italiano in maglia gialla. Bene amici, a questo punto accogliamo volentieri l'invito di Cosimo Caputo con la proposta di lettura Pantani è tornato del giornalista e scrittore Davide De Zan. Sicuramente veicoleremo il libro un poco in giro, anche perché seguiremo a nostra volta il giro. Ci trasporteremo in un'altra provincia, saremo lì ad attendere i nostri amici ciclisti e soprattutto
avremo la possibilità di incontrare amici, amici di una comunità che hanno voglia di sport, voglia di ciclismo, ma soprattutto voglia di leggere, perché questo è il nostro intento, affinché la lettura abbia il suo giro. Bene amici, eccoci qui a Passo Serra. Cambiamento di location e soprattutto cambiamento di clima. Non a caso qui, da qui a poco, ci sarà l'arrivo del Gran Premio della Montagna. Passo Serra, questa ridente frazione che si staglia ed è amministrata da tre comuni: Montefusco, Monte Miletto e Santa Paolina. Ciò che unisce è la strada, quella che dovrebbe inizialmente dividere almeno i confini. Unisce la strada e unisce anche la passione per lo sport. Immaginate che in un piccolo centro ci sono molti atleti, sia a livello amatoriale che a livello agonistico, atleti di tutti gli sport. Nonostante non c'è realmente in questa frazione una struttura sportiva, la passione per lo sport, la passione per lo stare insieme, la passione di una comunità che oggi vive un suo momento di gloria, ripercorrendo quelli che sono stati i fasti della grande gara ciclistica a tappe, quella della Maglia Rosa. Molti anni fa, molti decenni fa, l'ultimo arrivo per quanto riguarda il Gran Premio della Montagna qui a Passo Serra. Cercheremo di raccontare, come al solito, ciò che avviene al di là dell'aspetto sportivo in sé, come la popolazione si prepara a questo evento. Ci sono preparativi in corso, noi con discrezione, come nostra abitudine, cercheremo di sbirciare. Partiamo alla grande, partiamo da star, sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole. Quanti anni vai sulla bici? Da quando eri piccolo? Quando eri piccolo, sì. È sempre stata una tua passione? Sì. Secondo te chi vincerà questo Gran Premio della Montagna di Passo Serra? Contador. A questo punto lasciamo libero di pedalare Eligio, anche perché ha detto che c'ha da fare, vero? Sì, sì, da fare, da fare. Cosa hai da fare? Giro d'Italia. Allora so io cosa facciamo. Facciamo che andiamo. C'è gente che ha pagato. No. Il Giro d'Italia, le salite, Passo Serra, Gran Premio della Montagna. Abbiamo la possibilità di parlare un attimo con il dottor Giuseppe Reda, fra l'altro avido lettore, e poi appunto passeremo al libro errante. Ecco, al dottore Rede domandiamo, ma la difficoltà dopo una salita non esagerata, perché poi sappiamo che i ciclisti sono abituati a ben altri tipi di salita, quale complicazione potrebbe indurre dopo un bel numero di chilometri? Beh, io penso che complicazioni ce ne dovrebbero essere poche, considerato che si tratta di atleti comunque abituati a fatiche ben più maggiori. Sicuramente non ci troviamo ad affrontare un percorso di montagna appenninico, alto appenninico o alpino. Ho seguito un poco ieri la tappa Campitello Matese, comunque è stata una tappa faticosa. Quello che mi sorprendeva, ne parlavo con qualche amico, della tappa odierna, partire un po' da Benevento, da Piazza Castello, arrivare un poco nella zona Pietralcinese, Pesco Sannitana e poi ridiscendere per Ceppaloni, Altavilla, fino ad arrivare all'Aceno e rientrare per la Nazionale delle Puglie, per un Passo Serra che in tempi non sospetti di borbonica memoria richiedeva l'utilizzo delle cosiddette acchianature per consentire ai carri in cammino di raggiungere le loro destinazioni, quindi un percorso, un tragitto veramente non facile.
Poi per un sedentario come me, solo a sentirne parlare veramente mi vengono i brividi. Ma per quanto riguarda quelle che possono essere le implicazioni o possibili difficoltà di tipo fisico, beh, queste sono da mettere in discussione, perché si potrebbe trattare solo di un caso isolato e diciamo sfortunato se dovesse succedere, perché si tratta del fiorfiore della migliore atletica ciclistica europea che si trova a percorrere, ad affrontare il Giro d'Italia. Prendi pure la telecamera, ti racconto tutta la verità. C'era una persona che più di ogni altra era in rapporto stretto con Pantani ai tempi di Campiglio, il suo massaggiatore Roberto Pregnolato. Quell'uomo aveva un legame speciale con il campione romagnolo, facilitato anche dal suo carattere aperto, espansivo. Era sempre allegro e pronto alla battuta. Pregnolato era un personaggio molto particolare. A prima vista, con quei suoi lunghi capelli spesso ossigenati e con la faccia vissuta che raccontava avventure di ogni genere, poteva sembrare il chitarrista di un gruppo rock, oppure un attore di quelli adatti a ruoli maledetti. Sta di fatto che Pregnolato avrebbe anche potuto essere il degno compagno di viaggio di quell'ideale nave pirata che era la squadra di Marco. Tra loro c'erano fiducia, confidenza, amicizia. Tutti lo sapevano e spesso i giornalisti andavano proprio da lui per avere informazioni fresche sul più grande scalatore del mondo. Il passaggio del Giro è anche passaggio televisivo. Passo Serra ringrazia RCS e Rai. Ci fosse qualcuno che ringraziasse anche noi. Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro a quella curva è sempre più distante. Italia non è soltanto evento sportivo, abbiamo detto che appunto ci si appresta a vivere la giornata in modo diverso per la nostra comunità. Ecco, si stanno approntando degli stand, ma domandiamo con la solare Carolina, che cosa in effetti stiamo preparando? Niente, nell'attesa, come intrattenimento, cerchiamo di stare insieme, pranzare con una fagiolata e cotechini e un arrosto, insomma. Un arrosto misto per chi ha voglia di stare con noi e condividere questa giornata. Come dire, quindi i ciclisti che hanno l'opportunità magari di fermarsi possono anche fare il famoso rinfresco. Un rinfresco, un ristoro, stare con noi, scambiare qualche chiacchiera e niente, ciao, collaborare, Giuseppe. Condividere con noi questo magico momento, visto che sono anni che si aspetta nella zona. Ma trovasti la legge. Mister,
tu che hai anche avuto l'opportunità di allenare molti ragazzi, ecco, in un posto piccolo come Passo Serra, perché c'è questa passione per lo sport in generale, non solo per il calcio? Ah, molto probabilmente perché, essendo un paesino, una frazione, c'è molta aggregazione fra tutti noi e riusciamo a portare avanti un piccolo discorso, che sia nell'atletica oppure in tante altre manifestazioni. Nello sport forse ognuno di noi pensa di portare in alto la frazione e di andare oltre quelle che sono le aspettative, che poi un giorno possono essere quelle di un professionista oppure di un amatore. Questo è quello che mi sento di dire. Molto probabilmente prendiamo ad esempio quelli che sono molte volte gli sport per televisione, dove ci sono i professionisti, dove cerchiamo noi di emularli e portare avanti questo piccolo sport nella frazione di Passo Serra. Questo è quello che io mi sento di dire. Con i ragazzi molto probabilmente c'è molta più passione e ci conosciamo tutti, ecco perché molto probabilmente nella frazione è facile fare un discorso del genere. E questo è il senso di una comunità, lo stare insieme e vivere lo sport in modo sano, con sani principi morali. Ed è bello anche vedere genitori e figli che magari praticano lo stesso sport o anche sport differenti. Beh, questo è la cosa effettivamente che fa più piacere. Vedere genitori e figli che molte volte, anche se non nella competizione, però gareggiare nello stesso sport, stare insieme, fare tante cose insieme, ma soprattutto è lo sport che nel piccolo insieme sembra di fare molto probabilmente la competizione, invece poi non è nient'altro che lo sport e stare insieme. Questo è quello che penso da portare avanti. I genitori e noi, molto probabilmente, io parlo della mia generazione, non è che abbiamo avuto molte passioni dei nostri genitori che ci hanno trasferito, invece noi lo stiamo facendo e da quello che si vede lo stiamo trasferendo abbastanza bene, tant'è vero che proprio in questo momento abbiamo fatto una manifestazione in una piccola frazione di Passo Serra tutti insieme, che si può definire una passeggiata ecologica ma devoluta più allo sport, quindi io penso che sicuramente si può fare qualcosa di buono anche nelle piccole frazioni. Il più difficile è di aver dato il cuore per uno sport, con incidenti e infortuni, e sempre sono ripartito. Ecco qui, ci sediamo anche sulle nuove panchine, così, visto i nostri pesi, non proprio leggeri, vuol dire che le collaudiamo anche. Bene, siamo in compagnia di Pio Iacobellis, studente e soprattutto appassionato di sport. Ecco, il giro ciclistico di quest'anno, come lo vedi? Penso che questo giro sia molto appassionante, avvincente quest'anno, anche perché ci sono due campioni tipo Contador e il giovane Aru, che possono dare una mano al ciclismo italiano. Nelle prime tappe ho visto un Aru molto, molto, che pedala molto bene, e anche lo spagnolo Contador. Mi dispiace molto per la caduta del giovane Pozzovivo, però che dire, fa piacere che questo giro passi per Passo Serra, questa piccola frazione, era dagli anni 50 che non transitava per di qui, e oltre un modo per far conoscere le nostre le nostre il paesaggio irpino, anche un modo per rivalorizzare anche i nostri luoghi. Quindi promozione turistica, ma noi adesso passiamo a quella che è la promozione letteraria. Avevo promesso alla mamma di Pantani che non l'avrei lasciata sola e che avrei scoperto la verità su Campiglio. Il rifiuto di quel testimone che aveva visto Marco la sera prima con 48 di ematocrito mi rattristava moltissimo.
Sarebbe stata una deposizione fondamentale, ma lui non voleva esporsi e io non potevo obbligarlo. Non mi lasciai sopraffare dall'amarezza e mi rimisi subito al lavoro. Se quell'episodio era accaduto veramente, doveva pure esserci un'altra persona in grado di confermarlo, di raccontarlo, mettendoci la faccia. Si trattava dell'onore di un ragazzo che non c'era più, di Pantani, di un campione che aveva fatto bene a tanta gente. Com'era possibile che nessuno potesse muovere un dito per ristabilire la verità su di lui? A quel punto decisi di chiamare un caro amico di cui non posso rivelare l'identità. Era un personaggio molto influente che sapeva tutto del mondo del ciclismo. Conoscevo ogni piccolo particolare, ogni risvolto, ogni segreto di questo sport. Era sempre stato per me la fonte delle fonti e in passato molte volte mi aveva aiutato rivelandomi particolari che nessuno poteva conoscere. Il Giro d'Italia è anche attesa, attesa di una tappa, attesa della carovana, attesa dei ciclisti. Ma ricordare un evento può essere anche un fatto importante, immortalarlo su una maglietta. Abbiamo qui Gianluca e Feliciano che hanno avuto l'idea di imprimere su una maglia un momento storico per quanto riguarda la nostra piccola comunità. Allora, Feliciano. Buongiorno a tutti. Allora, per noi innanzitutto è un onore ricevere il Giro d'Italia, anche perché essendo una piccola frazione, una manifestazione così grande come il Giro d'Italia, è sempre un onore accettarla e anche condividerla con tutti. Abbiamo preso l'iniziativa di fare questa maglietta proprio per ricordare questo momento, perché erano tantissimi anni che il Giro, cioè noi non eravamo ancora nati l'ultima volta che il Giro d'Italia è passato per Passo Serra. Quindi siamo molto felici ed orgogliosi di partecipare a questa manifestazione. Abbiamo realizzato questa maglietta con la foto della tappa e abbiamo evidenziato proprio Passo Serra e lo stemma Passo Serra c'è, che è, diciamo, il nostro slogan sportivo per le manifestazioni sportive, anche per l'Avellino Calcio, eccetera. Quindi siamo veramente orgogliosi di far parte di questa piccola comunità che quando ci sono delle manifestazioni importanti la gente è felice a partecipare. Bene, questo mi sembra una cosa indispensabile. Allora, uno striscione importante che ha fatto un po' il giro di tutta l'Italia calcistica, però torniamo un po' al ciclismo. C'è rappresentato, come dicevamo, tutto il percorso della tappa odierna, la nona, e poi c'è l'arrivo al Gran Premio della Montagna a Passo Serra. Secondo te chi è il favorito? Spero che Aru, che è un giovane italiano, è capace e può battere, tenere forza al grande Contador. Io tifo Aru. Spero che sia una manifestazione sportiva per tutti noi, per la nostra comunità, che ci fa diventare grandi anche in TV. È un orgoglio, Passo Serra. In the world. Non c'è più chi perde o vince quando il tempo non vuole, quando la strada sale. Ho ripensato un milione di volte a quel 5 giugno alla porcata di Madonna di Campiglio. La chiamo così perché non trovo altre parole per definire gli eventi di quella giornata che hanno infancato e irreparabilmente distrutto la vita di Marco Pantani. Se una mano ha compiuto quel gesto, quella mano è imbrattata di sangue, per sempre. Da anni la chiediamo, oggi la pretendiamo. Giustizia per Pantani. Il bello del Giro d'Italia è che ci sono località che vengono spiegate, raccontate attraverso le immagini, attraverso i fatti, attraverso le persone, i tifosi. Ecco, qui abbiamo una signora che è venuta da molto lontano. Da dove viene, signora? Di Blankenberg e Almari in Belgio, vicino de Bruges, che si chiama il Venezia del Nord. Quindi dal Belgio, un paese dove è molto sentito l'aspetto ciclistico, l'aspetto fiammingo delle due ruote. Ecco, la signora, avendo girato molto, ha avuto la possibilità di conoscere anche molti personaggi importanti per quanto riguarda
il Giro d'Italia e il ciclismo in generale. Un ricordo di Pantani. Primo, c'avevo la testa come a voi, non avevo capelli, camminavo molto forte, era dal cuore di tutte le italiane e è stato brutto che non l'abbiamo più. Allora, ci dispiace a tutti, in Belgio e nel mondo intero tutti conoscono Pantani, ma mio marito sa raccontare di più su Pantani che io. Per esempio, io non mi ricordo tutti i corsi che ha vinto, però un libro dove è scritto, c'è un libro là e tutto è scritto su Pantani, in quale anno ha vinto, quante volte ha vinto in Belgio, forse Wigan tutte le corse, e non sono solo le Idiole, le corridori belgi, ma anche le altre. Poi di quel giorno ricordo soltanto una stanza d'albergo ed un letto. Le parole pronunciate da Marco poco prima di andare via non facevano che confermare ciò che in quel momento nessuno forse voleva vedere. La sua vita di atleta era finita e probabilmente non solo quella. È una cosa anche normale, assomiglia un po' alla vita, devi sempre un po' lottare. Mi rialzo sui pedali, con il sole sulla faccia, e mi tiro sugli occhiali, al traguardo della tappa, ma quando scendo dal sellino, sento la malinconia di un elefante magrolino che scriveva poi. Il giro è anche a Marcord, ricordi passati che rivivono attraverso le emozioni. Il Giro d'Italia, dicevamo, è già passato qui a Passo Serra. Ci sono due amanti delle due ruote, veramente loro più delle due ruote motorizzate. Però per quanto riguarda un ricordo di quell'esperienza, noi eravamo piccoli, del Giro d'Italia. Nino Serluca. Ricordo lucido, abbastanza lucido, che Gimondi fece una foratura proprio qui all'incrocio e gli cambiano le ruote al volo e mia madre dice: accidente, testa al forato, e come riparte? E invece in un attimo l'ammiraglia, i tecnici dell'ammiraglia provvidero a sistemare subito la bicicletta e continuare la corsa. Ecco, l'operare a volo, e questa è una delle caratteristiche anche dei meccanici per quanto riguarda le due ruote. Gimondi fra l'altro era il mio idolo e un altro idolo è Pierluigi Ambrosino. Un ricordo di quel momento. Veramente quel momento io ero abbastanza piccolino, perché visto l'età giovanile, però apprendo molto le notizie da qualche amico qualche anno più di me, e quindi io lo ricordo vagamente. Sono rimasto un pochettino impressionato, diciamo, da questa macchina organizzativa che è talmente forte, è abbastanza preparata per questo evento che per noi della zona, visto che ci teniamo tanto a questa nostra frazione Passo Serra, siamo talmente orgogliosi e onorati di avere questo Giro d'Italia che passa tra le nostre strade. Farà piacere un bel mazzo di rose. Quanto la mia vita sportiva, soprattutto privata, è stata violata. Ho perso molto. Questo giorno appiccicoso di caucciù, sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano. Ritroviamo un personaggio già noto per quanto riguarda il libro Errante. Vogliamo ricordare che è stato il primo testimonial quando si parlava di un grande atleta, di un grande campione, di Pietro Mennea. Adesso parliamo di Pantani e lo facciamo con Danilo Annecchiarico. Lui è tennista che però non disdegna anche la partecipazione ad altri sport. Ecco, secondo te, brevemente,
chi è il favorito per quanto riguarda questo Giro d'Italia, o almeno quello che tu vedi come favorito? Beh, come il favorito è sicuramente Contador, che è un grande campione, però per i colori italiani speriamo che Aru riesca a fare una buona tappa e a cercare di sopravanzare alla classifica generale Contador. Ti lasciamo all'allenamento, però adesso lettura. E i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Questo era Pantani. Marco da piccolo giocava a pallone, il calcio gli piaceva da matti, ma era molto attratto anche dalle biciclette e dai ragazzi che facevano le gare. Un giorno alcuni suoi amici, vedendolo per strada, lo chiamarono e lo invitarono a unirsi a un gruppetto di giovani ciclisti che stava andando a fare un giro d'allenamento. Marco non ci pensò due volte, si buttò subito e con entusiasmo in mezzo a tutte quelle ruote. Siamo con Ciro Limongiello, preparatore atletico, quindi a lui una domanda più tecnica. Quali sono le difficoltà vere e proprie per un allenamento di un ciclista? Allora, sicuramente le difficoltà che riguardano la preparazione ciclistica sono inerenti alla resistenza, alla forza. Queste sono le principali componenti che appunto fanno parte della preparazione atletica ciclistica, abbinati chiaramente a un'efficienza del sistema cardiovascolare. La preparazione quindi atletica ciclistica, diciamo quella invernale, al di là di queste due componenti, quindi la forza e la resistenza, deve per forza vertire sulle masse muscolari chiamate in causa nello stesso gesto tecnico quale la pedalata. Corri più veloce del vento. E siamo giunti alla fine del racconto, anche se la tappa non è ancora arrivata qui a Passo Serra. Ci trasferiremo dopo con altre immagini a San Giorgio per consegnare il libro Errante. È stata una bella giornata, l'abbiamo vissuta insieme alla comunità di Passo Serra. Speriamo che tutto questo sia stato di vostro gradimento. Dammi la mano, fammi sognare, dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno pure. Oh, dimmi cos'è che fa sentire il vuoto, che ti toglie tutto e fa finire il gioco. Bene amici, la nostra tappa è finita nel vero senso della parola. Ritorniamo alla partenza, ritorniamo a San Giorgio del Sannio, nei pressi della stessa panchina, panchina come metafora di vita. Abbiamo girato un po', soprattutto il libro ha avuto il suo corso, il suo percorso. Pantani è tornato, è tornata la voglia di leggere, spero, a qualcuno. Ma soprattutto siamo tornati qui per ringraziare ancora una volta Cosimo Caputo per questo invito alla lettura. Noi riconsegniamo il testo che ci ha affidato, siamo stati presi e ripresi in giro, è proprio il caso di dire, però abbiamo avuto l'opportunità di incontrare tanti amici e soprattutto tante storie. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro Cosimo, a cui ci darei il microfono per l'ultimo saluto. Grazie a tutti i lettori. E quindi presumibilmente saranno delle pagine che faranno riflettere, e anche il libro più, diciamo, più semplice, o il libro più di evasione, nasconde sempre qualche piccolo segreto. Per cui, ritornando appunto in biblioteca e alla biblioteca, non è soltanto un posto dove custodire, tenere gelosamente da parte il testo o quant'altro, ma quanto è il luogo da dove si irradia, si può irradiare cultura e anche altro. Dal libro Errante è tutto, ciao dal vostro Raffaele Barbieri, alla prossima. Pugni chiusi sulla vita, la tua vita graffierai, la
dammi la mano, fammi sognare, dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno pure no. Yeah.